Questa è la storia di Venezia, diciannovesima parte dal 1631 al 1676, la perdita di Creta. Durante il dogato di Francesco Erizzo ricominciano le tensioni tra l'impero ottomano e la Serenissima, come testimonia l'episodio del 1638 in cui una flotta veneziana attacca e distrugge una flotta di pirati barbareschi rifugiati nel porto ottomano di Valona, bombardando anche la cittadina. Il sultano Murad IV si infuria, ordina di giustiziare tutti i veneziani presenti nell'impero e decide di mettere un embargo sui commerci con Venezia. Ma visto che gli ottomani sono ancora impegnati in una guerra contro i persiani, la situazione viene risolta col pagamento da parte di Venezia di un pesante risarcimento. Un episodio simile accade nel 1644. Alcune galee dei Cavalieri di Malta attaccano un convoglio in navigazione tra Costantinopoli e Alessandria d'Egitto, con a bordo molti pellegrini in viaggio per la Mecca, tra i quali il capo degli eunuchi neri, il Cadi del Cairo, e il percettore del futuro sultano Mehmet IV. Durante il combattimento, il Cadi del Cairo e molti altri pellegrini importanti vengono uccisi, mentre 350 uomini e 30 donne vengono catturati per essere venduti come schiavi. I cavalieri li trasportano su un'imbarcazione che sosta per molti giorni in un piccolo approdo sulla costa meridionale di Creta, dove sbarcano alcuni marinai e schiavi. Gli ottomani reagiscono con rabbia e la porta accusa i veneziani di collusione con i cavalieri, anche se i veneziani si ostinano a negare. Per il partito dei Falchi, che in quel momento è il più influente nella corte ottomana, l'incidente è un perfetto casus belli per dichiarare guerra a Venezia. Nonostante un lungo periodo di negoziati, l'ultimo nel 1645, contro il parere del Gran Visir Sultanzade Mehmet Pasha, gli ottomani dichiarano guerra a Venezia, allestendo rapidamente una spedizione che conta oltre 50.000 uomini e 416 navi, sotto il comando del capitan Pasha Siladar Yusuf, genero del sultano. L'armata ottomana attraversa i Dardanelli il 30 aprile, per far rotta verso il porto di Navarino nel Peloponneso, dove sosta per 3 settimane. La destinazione della flotta non è stata annunciata e gli ottomani, per non impensierire troppo i veneziani, fanno circolare la voce che l'obiettivo sia Malta. Non sospettando minacce e data la politica di non rafforzamento militare per non provocare gli ottomani, le fortificazioni di Creta si trovano mal ridotte, con solo le guarnigioni di stanza a difenderle. Con orrore dei veneziani, la flotta ottomana si presenta davanti al porto della Canea. Il doge muore il 3 gennaio 1646 e viene eletto Francesco Molin. Gli ottomani occupano la Canea, Rettimo e la fortezza della Suda in soli 2 mesi, mentre procedono ad occupare il resto dell'isola. Il 12 maggio 1649 i veneziani capitanati da Giacomo Riva sconfiggono una squadra ottomana nella battaglia di Focea, nei pressi di Smirne. Il 10 luglio 1651 gli ottomani vengono battuti nelle acque di Paro dalle flotte di Tommaso e Lazzaro Mocenigo e il 15 maggio 1654 sono sconfitti durante l'assedio di Perasto. Nel 1654 e nel 1655 ci sono altri scontri navali, in quell'anno poi il doge muore, gli succede Carlo Contarini, che a sua volta muore nel 1656, e gli succede Francesco Corner, che governa meno di un mese. Il 15 giugno 1656 viene eletto Bertuccio Valier. Il 21 giugno la flotta di Lazzaro Mocenigo annienta quella ottomana e riesce a forzare con una squadra guidata da Lorenzo Marcello lo stretto dei Dardanelli. Il 26 giugno entra nello stretto il capitano ottomano Sinan e durante lo scontro Lorenzo Marcello, mentre conduceva l'arembaggio, viene preso da una palla di cannone, perdendo la vita. Il suo luogotenente, consanguigno Giovanni Marcello, continua il combattimento, portando alla vittoria dei veneziani. I veneziani arrivano a minacciare il 26 agosto sotto una pioggia di fuoco la stessa Istanbul. La sconfitta, con la flotta ottomana praticamente annientata, provoca il panico a Istanbul, addirittura la corte imperiale decide di lasciare il palazzo per paura di un imminente attacco veneziano. Nel 1657 a Chio i veneziani vincono ancora. Ma nonostante le vittorie, gli ottomani, dotati di immense risorse, riescono sempre a rimpiazzare le perdite, mentre la Serenissima, non più sostenuta dai commerci di un tempo, sta venendo salassata da questa lunga guerra. Tra 17 e 19 luglio, i veneziani sono sconfitti in mare in uno scontro dove muore lo stesso ammiraglio Lazzaro Mocenigo. Nel 1658, morto il Valier, diventa doge Giovanni Pesaro, e alla sua morte l'anno dopo lo diventa Domenico II Contarini. Il 7 novembre 1659, con la firma di Francia e Spagna della pace dei Pirenei, Venezia può ricevere nuovi aiuti dall'Occidente. Nel 1661 la flotta della Serenissima vince nelle acque di Milo e i veneziani sbarcano in Morea prendendo Calamata, dovendo però ritirarsi poco dopo per concentrarsi sulla difesa di Candia. Per l'impero ottomano si fa ormai sempre più prioritario porre fine a questo estenuante conflitto. Nell'agosto del 1664, con la firma della pace di Vasvar con l'Austria, i turchi disimpiegano le loro forze dello scacchiere balcanico concentrandole contro Venezia. Nel 1666 fallisce una spedizione veneziana per tentare di riconquistare la Canea e nel 1667 il Gran Visir in persona giunge a Candia per condurre le operazioni militari di assedio, che sta durando ininterrottamente da 19 anni.
Nella città assediata accorrono contingenti di volontari da tutta Europa per aiutare la difesa di quello che per loro è l'ultimo lembo di cristianità in Oriente. E tra questi Ghiron Francesco Villa, che inizialmente ottiene qualche successo prima di essere richiamato in Italia. Le ultime imprese armate le tenta Francesco Rospigliosi, nipote di Papa Clemente IX, con i Cavalieri di Malta, la flotta napoletana prima e quella francese poi, desistendo poi a ogni tentativo. La città è però allo stremo. Completamente distrutta e spopolata, resiste a costanti bombardamenti, attacchi, contrattacchi ed esplosioni di mine, fino a quando al crollo delle ultime difese, il 5 settembre 1669, firma la resa e i suoi difensori ottengono l'onore delle armi. Il trattato di pace tra Venezia e l'impero ottomano è firmato 2 anni dopo, nel 1671, sancendo per i veneziani la definitiva perdita di Creta, la loro più antica, grande e prospera colonia. Riescono a conservare le isole fortezze di Gambusa, della Suda e di Spina Lunga, a protezione dei porti naturali nei quali le navi veneziane possono trovare rifugio lungo le rotte per l'Oriente. Inoltre viene concesso alla Serenissima di conservare l'isola di Zante dietro il pagamento di un indennizzo di circa 1500 ducati l'anno. La pace fissa la frontiera veneto-turca in una fascia adriatica pressappoco comprendente il territorio dal canale della Marlocca a Varna, Sebenico, Traù e Almissa. Solo i domini veneziani in Dalmazia vengono ampliati alla fine della guerra, sulla linea Nani, detta più avanti Acquisto Vecchio, una magra compensazione per la perdita di Creta. La guerra fa perdere sia agli ottomani che a Venezia moltissimi uomini e denaro, ma per la Serenissima, già in declino, il bilancio è molto più pesante. Nel 1675 il Contarini muore e diventa doge Niccolò Sagredo, che fa molti doni al popolo e feste che durano ininterrottamente per settimane. In particolare la festa dello sposalizio del mare del 1675 rimane famosa per lungo tempo per fasto e magnificenza. A causa di tutto questo sperpero di denaro, in feste e lussuosi banchetti, il Sagredo non fa altro che aggravare ulteriormente il bilancio dello Stato. Muore poi nel 1676.